Tutti noi utilizziamo i bastoncini quando andiamo a fare i nostri trekking per aiutarci nella progressione. Esistono però 5 errori che vedo veramente spesso sui sentieri. Adesso insieme li vediamo insieme, così evitiamo di farli. Il primo errore più frequente che vedo tantissimo sui sentieri è quello di utilizzare i bastoncini all'altezza sbagliata. È molto importante che il bastoncino sia alla giusta altezza, perché sennò rischiamo di farci male da soli. Capita spesso di vedere persone che utilizzano i bastoncini molto più alti della loro altezza giusta, e questo può portare alla lunga ad un'infiammazione della parte del gomito, perché il gomito lavora in modo sbagliato. Quindi diciamo che alla lunga utilizzarli troppo alti veramente può portare a dei mali non proprio sottovalutabili. Mi capita però di vedere anche quelle persone che lo utilizzano troppo bassi. In questo caso, vabbè, è semplice capirlo, dovremo piegarci troppo in avanti con la schiena e ci verrà male alla schiena fuori di camminare. Capiamo un attimo però anche come trovare l'altezza giusta. Il loro consiglio è quello di mettere sempre il braccio a 90 gradi, in modo tale da formare un angolo di 90 gradi sul gomito. A questo punto, una volta che impugneremo il bastoncino, questa sarà l'altezza giusta a cui utilizzarlo. Il secondo errore più frequente invece riguarda proprio l'utilizzo dei bastoncini in salita. Mi capita spesso di vedere persone che quando devono andare in salita tendono a puntare i bastoncini in avanti. Se noi facciamo questo movimento, puntando i bastoncini in avanti, avremo tutta una parte di camminata in cui non andremo a scaricare il peso e a spingere sui bastoncini. Questo perché se abbiamo i bastoncini in avanti e spingiamo, naturalmente tenderemo a spingerci indietro. Dunque abbiamo tutta una parte, ma anche molto ampia, in cui non andiamo a utilizzare le braccia. Il segreto per utilizzare bene i bastoncini è quindi puntarli sempre all'indietro. Pian piano che noi andiamo avanti li alterniamo con la gamba opposta rispetto al bastoncino, ma puntandolo sempre indietro, tendenzialmente vicino al piede. In questo modo non avremo dei punti morti, riusciremo sempre a spingere durante la nostra salita, così da poter utilizzare al 100% anche le nostre braccia per poter andare più forte e scaricare meglio il peso delle gambe. Prima di continuare, fammi sapere tu che errori ti è capitato di commettere utilizzando i bastoncini da trekking. E mi raccomando, ricordati di iscriverti al canale per non perderti altri video sull'attrezzatura da montagna. Il terzo errore invece riguarda l'impugnatura del bastoncino, perché qua se ne vedono veramente di ogni. Diciamo che il bastoncino può essere impugnato in 3 modi. Il primo è quello più semplice, praticamente lo impugniamo senza utilizzare fettuccia né nulla. Questo modo è sicuramente uno molto semplice da utilizzare, perché appunto non dobbiamo usare la fettuccia, però ha 2 grossi problemi. Primo, che non scarichiamo nulla della pressione della mano sul nostro polso. Secondo, che possiamo perderlo veramente molto facilmente. I modi in cui si possono impugnare i bastoncini sono 2. Il primo è quello di andare a inserire la mano dalla parte alta della fettuccia. In questo modo avremo un po' di scarico della fettuccia sul nostro polso, però diciamo che scarica fino al 50-60%, quindi non tutto. E poi il grosso difetto di questa presa è che nel momento in cui noi magari cadiamo, comunque lasciamo andare il bastoncino, questo ci scapperà, perché sarà molto più semplice che si sfilerà dalla nostra mano. Questo può essere un po', può essere un contro, lo lascio valutare a voi. Quella che secondo me è l'impugnatura migliore è quella di andare a far passare la mano dalla parte bassa della fettuccia, in modo tale da avere poi la fettuccia che sta tra l'indice e il pollice. In questo modo avremo un ottimo scarico della tensione della mano anche sul polso e ci aiuterà molto nelle fasi di salita. Ma soprattutto nel momento in cui magari dovessimo andare a cadere o perdere il bastoncino, questo non andrà a sfilarsi, comunque sarà molto più difficile. Il mio consiglio è quello di utilizzare questo metodo, dunque far passare la mano dalla parte inferiore della fettuccia e poi impugnarlo tra il pollice e l'indice. Mi raccomando, poi ricordatevi sempre di andare a stringere anche la fettuccia, perché così eviteremo appunto che il bastoncino ci possa scappare di mano. Il quarto errore che vedo spesso, che purtroppo ammetto capita anche a me di fare ogni tanto, è quello di andare a utilizzare i bastoncini o comunque non riporli nel momento in cui facciamo dei tratti tecnici. Capita alle volte di dire, vabbè, magari devo affrontare 20-30 metri di catena, non ho voglia di stare a riporli, quindi cosa faccio? Li metto i bastoncini da un lato utilizzando la fettuccia e proseguo con i bastoncini attaccati al polso. Ecco, questo può essere veramente un grosso problema se dovessimo cadere o comunque potremmo facilmente inciampare nei bastoncini. Se inciampiamo nei bastoncini, beh, potremmo cadere a valle, cadere in un dirupo e poi è tutta da raccontare. Il problema se dovessimo cadere poi è che il bastoncino ha sempre una punta anche abbastanza tagliente, dunque potrebbe rivelarsi un oggetto contundente che ci taglia da soli. Personalmente il mio consiglio è quello di andare sempre a riporli. Esistono degli zaini che hanno l'attacco sulla parte laterale, quindi che non dobbiamo neanche andare a toglierli per poter riporre i bastoncini. Un attacco che in 10 secondi li andiamo a riporre, 10 secondi li andiamo a riutilizzare.
Oppure, se non volete utilizzare quelli telescopici, perché appunto ci vuole un pochino di più a riporli, possiamo utilizzare benissimo anche i bastoncini a tre vie. In questo modo, andando semplicemente a smontarli e a riporli nella parte laterale dello zaino, possiamo affrontare la nostra parte tecnica senza i bastoncini tra i piedi. Il quinto ed ultimo errore che vedo in giro molto spesso è quello che molte persone utilizzano gli accessori in dotazione con i bastoncini in modo errato. In particolare mi capita di vedere persone che vanno in montagna utilizzando il tappino per chiudere la punta. Questo è assolutamente sbagliato, perché i tappini servono nel momento in cui non vogliamo rovinare la punta e utilizziamo i bastoncini su asfalto per fare magari nordic walking. In montagna il tappino può servire se vogliamo andare a chiudere la punta nel momento in cui lo dobbiamo riporre, per evitare che il bastoncino possa fare male a qualcun altro. Ma quando andiamo in montagna a utilizzare i bastoncini è importante che la punta sia libera, che questa possa entrare nel terreno, che questa possa darci un ulteriore grip, perché il puntale invece fatto in gomma non ci assicurerà quel grip giusto che abbiamo bisogno in montagna. Allo stesso modo mi capita spesso vedere le persone che utilizzano i dischetti o le rondelle, chiamatele come volete, grosse anche nel periodo estivo. Queste servono solamente sulla neve, nel momento in cui vogliamo andare col bastoncino per evitare che questo sprofondi nella neve. Utilizzarle nel periodo estivo non ha senso, innanzitutto perché le si rompe molto facilmente e poi perché queste rondelle possono causarci dei problemi nel momento in cui magari il bastoncino si infila nella roccia. Non riusciamo più a tirarlo su e dovremo fare dei magheggi per riuscire a recuperare il bastoncino. Dunque, questi sono i 5 errori più comuni che vedo commettere più spesso tra i sentieri. Fammi sapere tu qua sotto nei commenti che errori ti è capitato di commettere e che ne discutiamo assieme. E nella speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questo video, vi ringrazio per averlo guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!